Buongiorno a tutti, cari amici lontani e vicini, e bentornati in un nuovo episodio di Evoli le usanze. Oggi intervisterò Sonia Raffaele, donna impegnata in più settori, dalla boutique al general manager dello storico Sigismondo e ora anche tra le protagoniste dello sposalizio dei Faraglioni. Prima di iniziare, però, voglio ricordare il doppio appuntamento di questa settimana, oggi con Evoli le usanze. E nei prossimi giorni vedrete il backstage di questo episodio. Adesso iniziamo con l'episodio di oggi. Ci colleghiamo subito con Sonia. Buongiorno, mi senti? Bene. Buongiorno Federico, eccomi, ti sento benissimo. Bene, allora andiamo per ordine. Partiamo cominciando a parlare di moda, una boutique che si contraddistingue per i suoi capi. Qual è lo stilista o la stilista che preferisci? Allora, guarda, lo stilista che io preferisco è in assoluto Dolce & Gabbana, ma ultimamente anche Roberto Cavalli, dove entrambi hanno sempre prediligono quelli che sono i gusti, diciamo anche i colori, tutto quello che può riguardare la nostra Sicilia. Quindi richiamano sempre la Sicilia in ogni angolo, in ogni sfilata. Se noi andiamo a vedere, c'è sempre la nostra bella Sicilia con tutti i nostri colori. Addirittura ultimamente Roberto Cavalli, anche un consulente molto raffinato, e non per niente siciliano anche lui. Assolutamente. Intanto, mentre che noi parliamo, stiamo vedendo degli articoli di giornale per ricordare che sei stata Miss Stromboli, poi Miss Eolie e ad un passo da Salso Maggiore. Li stiamo vedendo intanto, gli articoli di giornali. Andiamo avanti, cambiando argomento. E parliamo dello storico veliero, il Sigismondo. Quali sono le emozioni più belle che hai provato sul Sigismondo? Raccontaci Guarda, qualcosa. le emozioni che si provano sul Sigismondo, per quello che io posso organizzare, diciamo, io organizzo in particolar modo gli eventi, i matrimoni, i compleanni, e diciamo che ultimamente sono tante le persone che tendono a sceglierci per questo tipo di eventi. Niente, la soddisfazione più grande è quando si riesce a vedere la gioia degli invitati, ma soprattutto anche del festeggiato, perché chiaramente viene fuori sempre un matrimonio, un compleanno diverso. Già ne abbiamo parecchi anche prenotati per quest'anno, Covid permettendo. Niente, sono sempre dei ricordi suggestivi e delle esperienze diverse. E almeno i miei ricordi nella mia parte organizzativa ce la metto sempre tutta per poter accontentare quelli che sono i gusti sia degli invitati, normalmente tutti esteri, ma anche del festeggiato o della festeggiata. E noi del notiziario, io soprattutto ti faccio i miei complimenti. Adesso voglio farti vedere un video che abbiamo preparato sullo sposalizio dei Faraglioni. Partiamo così, guardate. Quando gli uomini persero miti ed immaginazioni, solo il poeta attuò piani per recuperarli. Così, da 21 edizioni, inizia lo sposalizio degli scogli promessi. I Faraglioni, Pietralunga, il maschio più alto e aggressivo, Pietraminarda, la femmina, la più piccola ed elegante. Uno sposalizio per celebrare due anime pietrificate dalla parola amore. Thank you.
Abbiamo visto questo video sullo sposalizio dei Faraglioni, manifestazione originalissima ideata da Jerry Palamara e poi rilanciata dal notiziario Olio Online, che in questi anni ha avuto un grande successo, tanto che si sono occupati Rai 3, TGcom 24, il Corriere della Sera e tanti altri. Voi ovviamente con Capitan Felice avete subito aderito, diventandone, diciamo, i protagonisti. Qual è il momento più bello per te in questa manifestazione? Ma guarda, il momento per me in questa intanto la manifestazione è bella, ringrazio sempre Jerry Palamara perché è lui l'ideatore. Il momento più bello è sicuramente il momento in cui Jerry sposa gli scogli promessi, quindi andiamo a vedere il grande Jerry che lancia in mare la sua corona di alloro e poi tutti noi le varie ghirlande di fiori, e quindi quello è il momento, la festa, ecco, il momento in cui si festeggia. Automaticamente andiamo a vedere sempre tutte le imbarcazioni dietro e tutti quelli che ci seguono in allegria, che lanciano ognuno dei fiori in mare e si festeggia. Si festeggia, hai detto bene. E ogni anno come vivi questa esperienza dello sposalizio dei Faraglioni? È sempre una bella esperienza, è sempre un'esperienza diversa. Assolutamente. Lo scorso anno ci sono stati due momenti veramente emozionanti a bordo del Sigismondo durante la manifestazione, il ricordo della morte di Lorenza e la proposta di matrimonio tra Sandro e Sara. Li ricordiamo con questo video. Guardate. Ciao Lorenza, resta sempre nei nostri cuori e aiuta l'Ipari soprattutto attraverso l'impegno di tanti a far sì che la sanità sia al primo posto nei problemi che dobbiamo affrontare ogni giorno. E a Sara e a Sandro, che mi avete detto che forse passerete anche... Ah! Un bacio grande, grande, grande con l'amicizia di sempre. Ciao Lorenza. Come i Faraglioni ci guardiamo sempre l'un l'altro, il mare dei problemi della vita sembra volerci affogare, tenta e ritenta perfino con una tormenta, ma niente ci può fermare. E resteremo l'uno accanto all'altro, come i Faraglioni, a dimostrare al mondo che se c'è l'amore niente ti porta a fondo. E proprio qui, al tramonto e sul mare, io ti chiedo amore mio, mi vuoi sposare? Dimmi di sì. Non mi lasciare, come i Faraglioni sconfiggeremo il male. Un grande applauso, auguri a Sandro e a Sara! Come ti ricordi questi due momenti? Lascio commentare a te il video. Guarda Federico, come ti dicevo, ogni sposalizio è sempre diverso. Lo scorso anno abbiamo avuto due attimi, uno quello lì purtroppo per la scomparsa di Lorenza, brutto per tutti noi, sempre nei nostri cuori, abbraccio alla sua famiglia. L'altro è il grande Sandro che ha chiesto alla bella Sara di essere sua sposa. Saranno di nuovo con noi a bordo il 23 settembre, perché appunto si sposeranno prima in chiesa e poi verranno a risposarsi a bordo e festeggeremo tutti insieme. Esatto, lo stavo per ricordare io che quest'anno sarà ancora più emozionante perché a bordo ci sarà il matrimonio tra Sandro e Sara, quindi segnatevi la data che ve la diciamo in anticipo, esatto, il 23 settembre.
Sonia, vuoi lanciare un messaggio a tutti gli ascoltatori del notiziario Oli? Sicuramente il messaggio che lancerò è che appunto perché per quella data non ci sarà solamente lo sposalizio dei Faraglioni quest'anno, ma dovete seguirci tutti e in tanti per festeggiare il matrimonio di Sara e Sandro, quindi ci sarà doppia festa quest'anno. Vi aspetto a tutti il 23 settembre, l'orario sicuramente è sempre il solito, alle 16:17. E vi prego di non mancare, perché sarà diverso quest'anno. Vedi, ogni anno è sempre diverso il nostro sposalizio. Esatto, concordo. Bene, io ringrazio e saluto Sonia Raffaele, grazie mille per essere stata con noi, io ti faccio i complimenti e mi raccomando non mancate il 23 settembre perché, lo ripeto nuovamente, ci saranno delle emozioni diverse, come è sempre stato. Grazie mille. Grazie a te Federico, grazie e vi raccomando non mancate. Purtroppo oggi il nostro episodio si conclude qui. Arrivati a questo punto, io Federico Lo Schiavo vi mando un grosso bacio dal sole sempre libero delle Eolie e vi ricordo che ci vediamo nei prossimi giorni con il backstage di Ore delle Usanze. Arrivederci.